Mandato per il sindaco di Rosolini Ermenegildo Ghezzo a dare grattacapi alla località balneare di Rosolina Mare, che vanta assieme ad Albarella 1.500.000 presenze stagionali. Ma è proprio questa discarica alle nostre spalle che desta tutte queste preoccupazioni di tipo ambientale. Questa discarica è stata corrosa dal mare durante gli anni, ma la parola adesso va proprio al sindaco di Rosolina, Ermenegildo Ghezzo. Innanzitutto, quella è una discarica dismessa ormai da diversi anni, circa 9 anni fa, è interrata, sistemata ed era protetta dal costone dunoso che adesso, col passare degli anni, con l'erosione che c'è in quel punto, siamo arrivati a che l'erosione è andata a finire sulla discarica. Quindi il futuro di questa discarica starà nella sicurezza della zona, igienico-sanitaria della zona, starà soprattutto negli interventi che di primo intervento farà il Comune, con già provveduto con delibera della giunta passata di martedì, con un intervento di circa 50 milioni di consolidamento e di imbragamento dell'intera immondizia che c'è lì e la pulizia della zona. E questo è intervento di emergenza. Il successivo intervento bisogna fermare l'erosione in mare con dei sbarramenti, così come è stato fatto ad Albarella, nella zona centro sportivo. E dall'altra parte rassicurare la sponda del fiume, la parte di Rosolina, l'argine del fiume, il quale sopporta tutto il peso della portata dell'Adige sulla nostra sponda, quindi continua a danneggiare la sicurezza di questo argine. Ma non c'è solo la discarica alle foci dell'Adige in eredità alla prossima amministrazione, che si metterà all'opera proprio all'inizio della stagione balneare. Le associazioni ambientaliste sono sul piede di guerra contro un'agenzia immobiliare, proprietaria dell'area dove si voleva costruire un centro residenziale e un centro servizio pubblico, abbattendo numerose piante di lecci e pini. Anche qui l'ultima parola va al sindaco Ghezzo. Per la vicenda che riguarda l'immobiliare Rosal, tutto a posto? Ma dal punto di vista della normativa urbanistica e quindi dei doveri del Comune nel rilascio della concessione edilizia, tutto a posto. Dove c'è abbattimento di pini, che però la legge prevede che sia costruito in un'altra area, acquistata dal privato in termini compensativi, è solo in quella concessione edilizia adesso sequestrata dalla magistratura. Come andrà avanti questa vicenda? Il privato ha prodotto l'area con l'impiantazione compensativa, la forestale ha dato parere favorevole, urbanisticamente è a posto, noi abbiamo rilasciato la concessione edilizia. Sarà anche vero, però a noi più che Rosa Pineta sembra Rosa Cemento.